Il silenzio delle stelle, attraverso Maria Teresa G. Entità. Nella dimensione alla quale appartengo, il tempo, come voi lo intendete, è un termine privo di senso e se parlandovi, diciamo per esempio questa sera o domani, è perché ci adeguiamo a ciò cui umanamente voi fate ancora riferimento. La nostra realtà temporale è ora, ma comunque il vostro tempo riveste una grande importanza perché dopo influirà sullo spirito di ognuno secondo il modo in cui ciascuno l'avrà usato. A tale proposito vi racconto un'altra delle mie solite modeste storielle. Al tempo dei tempi, in uno sperduto paese popolato prevalentemente da pastori, viveva una giovane vedova che, per mantenere i due figlioletti, non possedendo di suo né terre né armenti, accudiva i greggi altrui, inerpicandosi già dall'alba fino ai pascoli più alti e discendendo a valle solo al tramonto. Grande era dunque la sua stanchezza quando ritornava, ma la sua giornata non era ancora finita, perché la sera e spesso anche parte della notte doveva dedicarla ai bimbi e alla piccola casa. Una sera, inaspettatamente, uno dei vicini aveva bussato alla sua porta, dicendole in tono supplichevole: «Tu lo sai che la mia sposa è morta e che i miei figli sono emigrati e non ho nessuno che si curi di me, che sono ormai vecchio. Potresti cucinarmi una scodella di zuppa e ripulirmi un po' la stanza? Io ti ricompenserei come posso». La donna era rimasta alquanto imbarazzata ed era sul punto di rispondergli che aveva già troppo da fare per sé, ma, colta da pietà, aveva invece risposto affermativamente. E infatti da quella volta mai era venuta meno all'impegno, respingendo ogni offerta di compenso, dal momento che sapeva essere il vecchio ancora più misero di lei. Continua.